andiamo a parlare dell'acqua nei suoli e nel sottosuolo. L'acqua è caduta, cade sul terreno e il concetto è qui che un po' il mezzo è il messaggio. L'acqua, quando si muove nel terreno, si muove con peculiarità proprie. Voi avete visto la meccanica dei fluidi, che un fluido è descritto dall'equazione di Navier-Stokes. Giusto? Sì, almeno quello ci siamo. Quando però l'acqua, quindi non so, l'aria si muove seguendo l'equazione di Navier-Stokes con tutta la serie di complicazioni che ne derivano. L'acqua quando cade nei suoli però si muove in modo, si dice, stokesiano, ma no, sempre lo stesso Stokes. Però in modo diverso, cioè dissipa tutta la parte dell'energia e quindi e questo deriva dal fatto che l'acqua, il suolo è un mezzo poroso e l'acqua si muove all'interno del mezzo poroso. Prima di andare a descrivere però la matematica di questo moto, è meglio andare a vedere qual è questo ambiente in cui l'acqua si muove. E questo ambiente è il suolo. Che cos'è il suolo? Adesso, diciamo, nella contemporaneità di questi ultimi anni si parla di zona critica, non tanto di suolo, critical zone. E che sta a significare quella parte della superficie della Terra compresa in pochi metri in cui praticamente si sviluppa si sviluppano tutti gli ecosistemi. E il suolo in effetti non è un materiale, è un ecosistema vero e proprio, è è vivente perché ci sono dentro un sacco di animali il cui adattamento al suolo è legato ad un processo evolutivo durato milioni di anni. Il suolo quindi è una cosa vivente che si muove in equilibrio dinamico. Questo equilibrio dinamico è sia del biota, del materiale vivente, sia anche del materiale proprio, vero e proprio. E il suolo è una risorsa non rinnovabile. È una risorsa non rinnovabile nel senso che se noi esportiamo il suolo, rendiamo sterile quella parte di territorio. E perché si riforma il suolo devono passare in alcuni migliaia di anni, in alcuni casi. Dentro c'è tutta una microfauna, una macrofauna, ci sono le radici delle piante, un'interazione tra le piante che normalmente non viene trattata nei corsi di ingegneria e di idrologia, perché fino ad ora non avevamo strumenti per indagare tutta questa complessità. E difatti poi quando io andrò ad usare delle equazioni questa complessità in parte sparisce. Però è importante che almeno in questa lezione introduttiva si tenga conto che tutto questo c'è e questo altera la modalità in cui l'acqua si muove all'interno del suolo e ne dovremo tener conto in futuro. Come si forma il suolo? Di solito si parla di pedogenesi e si mette una figura come questa che vedete disegnata qui. C'è una parte sotterranea che noi chiamiamo roccia o substrato, con termine più tecnico. Questo substrato sarà costituito da rocce di un determinato tipo, poi vediamo anche quali sono i tipi principali che possiamo agire, a vedere. Per effetto di processi che sono contemporaneamente fisici, chimici e biologici, questo suolo formato di roccia si disgrega. Si disgrega in particelle sempre più sottili, sempre più piccole, scusate, di diametro inferiore. E la parte minerale del suolo è appunto generalmente composta da questi elementi granulari di piccolissime dimensioni che stanno insieme a seconda delle dimensioni per tipi di forze diverse
e che contengono poi dentro, che ospitano man mano dentro anche della per esempio vegetazione, ma prima abbiamo visto che ci possono essere anche microorganismi di vario tipo, funghi o cose di questo tipo. Ovviamente le radici hanno una funzione meccanica molto importante nella costruzione del suolo, in generale tutto il biota ha una funzione molto importante nella pedogenesi, nel costruire il suolo. Se voi pensate ad un suolo, per così dire, vergine, questo potrebbe essere quello costituito dalla lava che esce da un vulcano. Lì inizialmente non vive nulla, poi ci sono delle specie vegetali che cominciano a colonizzare il suolo, disgregano le particelle, parte della disgregazione di natura fisica, e man mano poi, oltre alle specie colonizzatrici, si arrivano altri tipi di specie, poi via via altro tipo di vegetazione. Il suolo contiene, nel momento in cui, mentre esce dal vulcano, diciamo dal centro della Terra, contiene essenzialmente sostanze minerali, ma non sostanze biologiche. Pian piano, quando viene colonizzato, poi il decadimento delle parti organiche lo arricchisce anche di carbonio e comunque di un carbonio di natura diversa, ovviamente, perché da qualche parte quel carbonio ci doveva essere, in particolare di solito c'era nell'atmosfera. Si arricchisce di carbonio e quindi assume le caratteristiche che siamo abituati a considerare come suolo. Il materiale di origine del suolo si chiama materiale parentale, da parens, o regolite anche in qualche caso. Questo è non è il materiale roccioso vero e proprio, ma è il materiale già parzialmente disgregato da parte fisicamente, dalla fisica e dalla chimica, diciamo, debolmente coerente, è scritto qua. Debolmente coerente significa, è un concetto di geotecnica, se volete, no? La coerenza di un materiale, un elemento che noi prendiamo dall'analisi dei materiali. Generalmente il suolo non è coerente, un materiale incoerente, tuttavia sta insieme per vari tipi di forze residue che agiscono, oppure per ragioni di natura biologica. Il substrato, che è la roccia da cui tutto si forma, e infine il suolo. Per vedere com'è fatto sulla verticale questo suolo, di solito si fa un profilo di suolo, cioè una sezione del suolo fatta sulla verticale nella direzione verso il centro della Terra per alcuni metri, e da un profilo possono apparire in particolare una stratificazione dei suoli. Prima avevamo visto un'immagine, no, non l'abbiamo ancora vista, poi vedremo un'immagine in cui vedremo questa stratificazione. Se si presentano delle stratificazioni, queste stratificazioni sono chiamate orizzonti dei suoli. Questi orizzonti sono diversi per natura della composizione chimica, per tessitura, vedremo che cos'è la tessitura, per grado, per peculiarità chimiche, per esempio il pH, una questione di cui noi non ci occupiamo, ma che ovviamente è rilevante per chi si occupa di agricoltura, per esempio, perché il pH del terreno va a costruire una parte importante di quello che le piante hanno bisogno. Ci sono le piante acidofili, ci sono le piante che invece preferiscono ambienti di altro tipo. Qui ho messo anche colore. Il colore è un elemento importante dei suoli, perché intanto ci dice la composizione chimica, ma anche perché è legato alla capacità di questi suoli di reagire al bilancio energetico, a seconda del diverso colore che questi hanno. Questi sono esempi di profili. Nel primo a sinistra, per esempio, vedete un suolo molto molto piccolo, forse 10 centimetri, 5 centimetri, quasi tutto
impregnato di sostanza organica a sinistra. Non guardate, non guardate la figura. Sotto c'è la roccia basaltica, un substrato basaltico. Questo invece è sempre un suolo molto sottile, che vedete, su materiale indistinto, materiale parentale, e questi sono materiali glaciali trasportati da un ghiacciaio. Quindi c'è, prima vi parlavo del materiale originato dai vulcani, ma qui nelle valli che abbiamo vicino a noi spesso il materiale, magari può essere anche materiale parentale di origine vulcanica, ma sicuramente è stato trasportato dai ghiacciai in epoca relativamente recente dal punto di vista geologico. Si possono formare, quando si formano gli orizzonti, si hanno delle distribuzioni di questo tipo. Sulla superficie c'è un orizzonte vegetato. Nelle due immagini che avete visto prima, praticamente il suolo era solo l'orizzonte vegetato. Invece su una superficie che magari è piana, che ha avuto tempo di svilupparsi, di separarsi, potete misurare, potete vedere vari strati che si distinguono per colore, consistenza e altre proprietà. Qui in particolare abbiamo un orizzonte A, B e C, e noi potremmo avere anche degli altri orizzonti che noi distinguiamo, e sotto qui c'è il substrato roccioso. Come vedete sono di natura diversa, A, B e C, è come chiamarli 1, 2, 3, non è che... ci sono dei materiali anche bianchi, e questi potrebbero essere del carbonato di calcio, proprio di questo tipo qua, e qui sotto. Quindi in realtà la cosa con cui noi abbiamo a che fare è una stratigrafia che in alcune situazioni è di questo tipo. Materiale parentale più frequenti quali sono? Sono gli alluminio silicati e i materiali carbonatici. Il carbonio da dove deriva? Secondo voi? Si possono dare ovviamente risposte diverse, da qualche stella che è esplosa, per esempio. In origine. Nel nostro caso il carbonio può essere di due origini, uno di origine di chimica, dovuto appunto alla presenza di carbonio che poi è stato elaborato chimicamente da reazioni chimiche, e l'altro di natura biologica. Il carbonio di natura biologica è carbonio solitamente preso dall'atmosfera, integrato dalle piante, delle specie autotrofe, nella costruzione del proprio corpo, il fusto delle piante, per esempio, le foglie, e poi, dopo un'operazione di decadimento, preso dal suolo. In origine l'atmosfera della Terra era un'atmosfera di prevalentemente di CO2, come è l'atmosfera di Marte, per quel poco che c'è, come l'atmosfera di Venere. Il fatto che invece ci siano le piante fa sì che la nostra atmosfera sia piena di ossigeno, e noi lo stiamo respirando a pieni polmoni in questo momento, non tanto perché l'aula ne è carente, stiamo producendo CO2 in questo momento, ma... e quindi la CO2 è stata sequestrata da tutta da tutti gli ecosistemi all'interno del suolo, tutta. Poi ci sono gli altri elementi importanti, alcuni sono il silicio è una degli elementi più numerosi, l'ossigeno, terzo elemento più numeroso, più presente nell'universo, dopo l'idrogeno e l'elio, che si combina con l'alluminio. Allora ci sono questi alluminio silicati, poi abbiamo ossidi, in particolare ossidi di ferro o idrossidi metallici, e poi appunto i carbonati, che sono in genere delle rocce con un catione ossigeno e carbonio di nuovo, siamo fatti di carbonio noi, oltre di percentuali minori di
di altre sostanze, di altre cose, ma di nuovo è uno degli elementi più presenti all'interno dell'intero universo, e quindi questo non fa importanza. Quanto tempo ci mette a formarsi un suolo? Ho detto prima che è una risorsa non rinnovabile. Se voi, qualcuno di voi ha una cava vicino a casa sua, ha una cava di marmo, beh, nessuno. Io per esempio vengo da un posto dove c'erano tante cave di argilla che veniva usata e viene usata per fare dei mattoni. Però quando venivano fatte queste cave, naturalmente il primo metro, i primi due metri di terreno erano asportati, poi veniva asportata l'argilla e la parte di suolo rimessa a posto, perché è appunto una parte vitale senza la quale nulla si può poi più fare. Come vedete qui, la produzione del suolo, quella che è la costruzione di orizzonti o comunque di un suolo fertile, può prendere, a seconda anche del clima, da centinaia a decine e centinaia di migliaia di anni. Questo è il senso del fatto che il suolo è una risorsa non rinnovabile. Tutto è rinnovabile in un senso grande, se aspettiamo abbastanza tempo, ma noi non abbiamo tutto questo tempo. La pedogenesi può essere sia progressiva che regressiva, e poi generalmente chi ha studiato i suoli storicamente viene o dalla geologia o dall'agronomia, e quindi ognuno l'ha studiata anche con interessi diversi. Diciamo, chi studia i suoli e viene dalle nostre discipline ingegneristiche ha anche una visione leggermente differente, nel senso che intorno a noi vediamo non solo suolo, ma anche molto sedimento trasportato. Il suolo può essere non solo creato in un luogo, ma anche essere trasportato da un luogo ad un altro. Suolo e anche sedimento, che a volte non distinguiamo bene tra suolo e sedimento incoerente. Dipende dal contesto in cui stiamo analizzando. Quindi il suolo viene anche generato e può essere dilavato via dai fenomeni naturali. Questa è la ragione per cui nei versanti della montagna i suoli sono molto sottili. Noi abbiamo visto prima che dei suoli, in cui lo strato di suolo era praticamente il suolo orizzonte vegetato e poi il sottomateriale parentale, perché lì non appena il suolo viene creato, l'azione, in parte l'azione erosiva, ma in generale l'azione proprio dovuta alla gravità, fa sì che il suolo venga trasportato verso valle, attraverso dei microfranamenti, se volete, oppure il fenomeno in generale dell'erosione, che sarebbe un tema che compete a questa disciplina, se volete anche, ma di cui noi non avremo tempo di occuparci. Questa potrebbe essere, non so, la visione di come si è formato il suolo, per esempio da un'eruzione vulcanica, come dicevo, del materiale parentale, poi si è formata la materia organica, poi dell'humus, cioè altri materiali con frammenti di materia organica e così via, poi crescono le piante, queste con le loro radici hanno un'azione anche meccanica. Nello stesso tempo c'è una separazione verticale della granulometria, perché i granelli più piccoli tendono poi in presenza di acqua magari a dilavare e andare verso il basso, e quindi c'è questa separazione in orizzonti che abbiamo visto ben rappresentata in una delle slide precedenti. Se noi facciamo una sezione e la guardiamo dal punto di vista dell'idrologia, come risulta questa sezione qua? Beh, risulta una cosa di questo tipo, cioè abbiamo questo diagramma. Cosa rappresenta questo diagramma? In ordinate avete la profondità 0, 1, 2 metri. Quanto profondo è il suolo? Nei modelli di sul cambiamento climatico, il suolo su tutta la Terra è fatto tutto uguale, adesso quelli di nuova generazione tendono a fare qualcosa di più complicato, 2 metri di suolo su tutta la Terra. Quindi quando uno dice 2 metri,
diciamo prende una, però si varia da pochi centimetri magari a quasi 10 metri in alcune altre situazioni. Qui 2 metri, appunto 2 metri. Poi in questo, se noi andiamo a prendere una striscia del nostro materiale, ma tutto questo, e andiamo ad analizzare il materiale, intanto vediamo che il materiale è poroso, presenta dei meati, dei buchi, perché il suolo per sua natura è formato da particelle piccolissime che sono tutte messe una accanto all'altra, potrebbero essere anche qui i bastoncini, fra un bastoncino e l'altro c'è dell'aria, questi sono i pori, l'acqua ci passa attraverso agli spazi che rimangono, in realtà passa anche attraverso al gesso, però il gesso, qui i pori sono molto più piccoli e fa più fatica. C'è una parte che è quindi materiale, non materiale organico, materiale minerale, ma anche organico minerale. Minerali che contengono parti di chimicamente costruite attraverso l'intervento del biota, ma che sono comunque fissi e rappresentano, diciamo, la matrice che per noi in questo corso è indistruttibile. Okay. E solo in questo caso di questa cosa sarebbe il gesso. Poi nei vuoti che cosa ci sta dentro? Nei vuoti ci stanno un sacco di cose. Se voi lasciate un buco libero ci si mette dentro qualsiasi roba che può andarci. In particolare l'humus del biota vivo, cioè batteri, animaletti, che occupano una percentuale, come vedete in superficie questa percentuale non è trascurabile. Diciamo che la porosità, cioè la parte di vuoti in superficie, può essere prossima al 50%. Di questo 50%, un 20% è l'humus, un altro 20% può essere il biota che ci vive dentro. In quello che rimane, che cosa c'è? C'è acqua e c'è aria. Quindi questo è un mezzo multifase. Quante fasi abbiamo qua dentro? 1, 2, 3, 4, 5 fasi. Sì. Beh, chiamarle fasi non è corretto, perché le fasi avrebbero a che fare con le strutture della materia, cioè liquido, solido, gassoso. Le fasi sono 3, ovviamente. Però dal punto di vista generale del funzionamento ci sono vari elementi all'interno del suolo. Di tutti questi elementi, in realtà, quando noi andiamo a considerare, teniamo conto un po' dell'humus, poco del living biota, i gas ci sono, ma non vengono descritti matematicamente, e viene descritto il moto dell'acqua. Ma prima di passare a questa cosa, guardiamo cosa succede. Quando noi questo corso è basato sull'idrologia puntiforme, come se fosse un mondo zero dimensionale in cui tutti i processi avvengono in un punto. È una scelta dovuta anche a questioni tecniche, perché per avere a che fare con lo spazio bisogna poi fare delle analisi di tipo spaziale, quindi servono degli altri strumenti di analisi spaziale che non ho tempo di comunicarvi. Però alcuni, diciamo, viste sì. Questo potrebbe essere un paesaggio, per esempio delle montagne o delle colline con una valle fluviale che si è generata, vedete anche disegnati dei terrazzamenti o cose di questo tipo. Il suolo varia da punto a punto in funzione della topografia e di mille altre variabili. È una delle grandi questioni aperte in realtà in idrologia, perché come vi ho detto all'inizio, il mezzo è il messaggio. Cioè, non posso scrivere le equazioni indipendentemente dal mezzo in cui questo avviene e quali sono le caratteristiche del mezzo. E come vedete qui ci sono vari profili, questi vari profili hanno delle strutture differenti. Quindi il suolo nei vari punti ha delle strutture differenti. Esistono nelle carte dei suoli. Chi è nonno qui? Dove lì riconosce dove siamo? Romallo. Perché c'è la carta dei suoli nella Val di Nonqui.
anzi perché ce l'ha messa lei, che ne sappiamo noi. Diciamo che c'è la carta dei suoli della Val di Non, perché la Val di Non è nota per la coltura delle mele. E quindi la carta dei suoli in questo caso è stata prodotta in è stata prodotta in funzione dell'agricoltura che vi si genera sopra. E evidentemente ci sono alcuni suoli che sono più adatti a un determinato tipo di coltura piuttosto che altri. E quindi in questo caso la buona provincia di Trento con i suoi tecnici ha provveduto a dare questa carta di uso dei suoli. Questa carta però è di uso prevalentemente, i suoli sono classificati in vari modi a seconda delle discipline da cui sono derivati, e questa carta è una carta di produzione prevalentemente ad uso agronomico, quindi contiene delle informazioni che vanno bene per l'agronomia. Certamente da una carta di questo tipo si potrebbero trarre anche delle indicazioni di tipo idrologico, e la sfida che c'è da qua al futuro è per fare sì che tutte queste informazioni si compenetrino le une con le altre e diventano utili non solo ad una disciplina ma a tutte quante, perché poi l'agricoltura senza acqua tra l'altro non si fa. Questa è una cosa un po' più evoluta di questa che lei ha chiamato soilscape, in cui proprio in funzione del fatto che i suoli variano da punto a punto bisogna fare tanti campioni e cercare di capire come nello spazio variano. E arriviamo finalmente a noi, all'acqua. Noi, qui la figura, avrei potuto mettervi una figura colorata più bella, più fantastica, no? Invece vi ho messo questa figura così tratta da un libro antico perché tutto sommato noi abbiamo in questo momento ancora una visione idrologicamente limitata di quello che avviene nei suoli. Per noi i suoli, sì, c'è il suolo e in particolare distinguiamo una zona superficiale che chiamiamo root zone. Zona delle radici, si estende per, normalmente sempre per un po', comunque, però se è erba 10 cm, se sono piante alcuni metri e così via. In mezzo c'è del materiale non consolidato e sotto poi c'è la roccia. Questo l'avevamo già visto anche prima, quindi questo sta nella parte che abbiamo già visto. Ma se ci mettiamo dentro dell'acqua, che cosa succede? Beh, l'acqua ci può stare in due modi: o saturando tutti i pori, in questo caso diciamo che l'acqua forma un acquifero, o una parte in cui non satura tutti i pori, in questo caso diremmo che l'acqua è nello stato insaturo, e insaturo o vadoso, ma vadoso in questo caso deriva da una parola latina che è stata presa dall'inglese e che è ritornata all'italiano. In mezzo, questa è una falda freatica perché confina con l'aria, e dove c'è il triangolino si assume che la pressione media sia zero relativa alla pressione atmosferica. Qui la pressione è sempre in relativo alla pressione atmosferica. C'è poi una zona che si chiama in italiano frangia capillare, capillary fringe, che forse capiremo meglio più avanti che cosa significa. Cioè, dal nostro punto di vista, il suolo, e questo lo anche come dimensioni, un punto di suolo è come minimo grande come questa scatola qui di Jesse, 10x10x10, ma solitamente anche più grande. Quello è il nostro punto materiale. Quello che succede dentro viene descritto in maniera statistica nelle teorie che useremo. E allora, quando succede? Quando si mette una falda ad un certo livello, qui, a questo livello qua, in realtà la falda non è piana come potrebbe essere una superficie d'acqua in un lavandino o in una piscina, ma sale un po' di più o un po' di meno a seconda dei
a seconda dei pori che stanno sopra di essa. In questa parte si chiama capillary fringe e per azione della forza capillare, che vedremo di descrivere meglio in seguito. In verità non sarebbe neanche giusto descrivere l'acqua così come la stiamo descrivendo e come era descritta nella parte iniziale, perché l'acqua sicuramente ha dentro dei soluti, non è H2O, è H2O più qualcos'altro. Generalmente questi soluti non alterano il moto dell'acqua e quindi non se ne tiene in conto, a meno che non sia necessario tenerne in conto per motivi, perché per esempio sono inquinanti, oppure perché questi soluti sono per esempio traccianti e in quel caso ci servono per capire da dove l'acqua viene e dove l'acqua va. Dal punto di vista nostro generale abbiamo quattro fasi, anche se appunto l'obiettivo sarebbe di averne 7 o 8. Quattro fasi, una che finora non vi avevo menzionato, che è il ghiaccio, perché l'acqua nel suolo si può anche ghiacciare. Se il suolo si ghiaccia, tutte le proprietà dell'acqua, eventualmente liquida, che può convivere magari in regime di termodinamico, di non equilibrio termodinamico, che può convivere con questa, sono cambiati. Quindi abbiamo la massa delle particelle di suolo, la massa dell'acqua liquida, la massa del ghiaccio e la massa dell'aria. E abbiamo anche i volumi del ghiaccio, dell'acqua, W water, V ice e V air. Il volume totale del suolo è quel VC che avete di là, cioè noi vediamo il suolo come un volume indistinto, però dentro di questo suolo ci sono frazioni di aria, di acqua, di ghiaccio e di materiale, in questo caso di soil particle. Ci sarebbe, come dicevamo prima, anche il biota, l'humus e che farebbero altre due fasi di cui per il momento non teniamo conto.